Gentili signore e signori, buon pomeriggio. Inizia oggi il lungo percorso verso la Serie D. Dallo stadio comunale di Villa San Filippo, questa è la semifinale playoff tra Chiesa Nuova e Castelfidardo. Una sfida attesissima tra due squadre che nel corso della stagione hanno dato spettacolo. A dirigere l'incontro il signor Matteo Pigliacampo della sezione di Pesaro, coadiuvato dai signori Marchei della sezione di Ascoli Piceno e Paradisi della sezione di Pesaro. Una sfida secca dove tutto si annulla e tutto viene rimesso in gioco. 90 minuti per decidere chi proseguirà in questo lungo cammino verso l'interregionale. C'è un clima incredibile qui a Villa San Filippo, tantissimi tifosi sia del Chiesa Nuova che del Castelfidardo accorsi per assistere a questa sfida dal sapore storico. Il Chiesa Nuova per la prima volta nella sua storia gioca un playoff in eccellenza, mentre il Castelfidardo farà di tutto per riconquistare una categoria persa qualche anno fa. Con il Castelfidardo che inizia ora, si parte, è iniziata la semifinale playoff. Attenzione intanto a Nana Pere. Castelfidardo che viene avanti, il pallone messo al centro, Fatone. Vediamo ora il Castelfidardo che va alla battuta, c'è un cross in aria, colpo di testa, la traversa, attenzione a Pasqui. Pasqui entra in area, Pasqui da uno sguardo, c'è il tiro di Pasqui! Si accende il numero 7 del Chiesa Nuova. Molinari, si accentra il classe 2004, passaggio per Travezzi, cross teso, la deviazione di Sbarbati che stava per trovare un grandissimo gol. Si fa vedere lo squalo. Badiali in pressione, ma fa un ottimo lavoro Cannoni. Attenzione al Castelfidardo che avanza pericolosamente. C'è una conclusione che finisce alta. Attenzione però a Morganti. Palla morbida, anticipato Nana Pere. C'è il tiro di Fossi che manca di poco il bersaglio. E qua termina la prima frazione di gara. Termina 0-0 la prima frazione di gara tra Chiesa Nuova e Castelfidardo, grandissima cornice di pubblico ma anche una tribuna stampa gremita. Insieme a me per questo veloce commento Diego Cartechini e Samuel Miani. Buon pomeriggio ragazzi, che primo tempo avete visto? È stato un primo tempo come nelle previsioni, perché primo tempo equilibrato, il Castelfidardo da grande squadra qual è come il Chiesa Nuova è stata la più pericolosa, ha creato una situazione che poteva far male davvero alla difesa del Chiesa Nuova. Il Chiesa Nuova imperniata su Montenegro e Canavesio, due veramente baluardi, la stanno tenendo alla grande. Certo, in panchina tenere due come Iommi e Mongello fa stacco, però mister Mobili, da quale tecnico navigato com'è, sicuramente ha studiato la partita a tavolino. Sì, come hai detto tu Cristiano, e andando dietro anche a quello che ha detto Diego, tutti i presupposti per assistere a un grande playoff, sia dal pubblico sia per quello che abbiamo visto in campo. Un Castelfidardo un po' migliore forse nella prima fetta di primo tempo, nei primi 20 minuti, poi diciamo che il Chiesa Nuova ha un po' smaltito questo avvio un po' da brividi e è venuto fuori molto bene, ha colto il momento e adesso la partita sarà tutta da vivere nel secondo tempo. Il secondo tempo è iniziato con diversi minuti di ritardo a seguito di un malore accorso ad un tifoso della compagine ospite che è stato prontamente medicato dal personale sanitario. Si parte, è iniziato il secondo tempo, Chiesa Nuova che lancia subito in avanti il pallone ma intercetta la formazione fidardense. Un rimpallo favorisce il Castelfidardo, ancora Braconi, il pallone per Nana Pere, Nana Pere! Grandissimo gesto tecnico del numero 11 bianco-verde, Mongello. Sbarbati, ottimo il lavoro per Carnevali, il tiro, Sarti, un miracolo, che azione del Chiesa Nuova, grande risposta di Sarti che tiene la porta inviolata. Fabbri prova a sgusciare, parte un cross, il colpo di testa, Evan
Angelisti. C'è poi un contatto, ma che intervento di Fatone, grandissimo intervento di Fatone che tiene in vita il Chiesa Nuova. Intanto c'è un cross teso, altro colpo di testa, ancora Fatone a dire di no, queste parate possono valere come un gol. Il pallone verso Nanapere. Bonifazi chiamato agli straordinari. Monteneri, attenzione, Nanapere salta Fatone, la porta è vuota, sbaglia Nanapere, il numero 11 bianco-verde, grazie alla retroguardia del Chiesa Nuova che aveva fatto un assist al centravanti del Castelfidardo. Cosa si è divorato Nanapere. Sidorenko va a lottare il pallone per Nanapere, che prova ad andarsene ancora. Sidorenko trova Nanapere, Nanapere ha una prateria dinanzi a sé, Nanapere mette al centro il pallone in rete, il gol del Castelfidardo, azione perfettamente imbastita dagli ospiti, esultanza comunque contenuta. Nanapere se n'è andato via in velocità ed ha messo al centro per il compagno che non poteva sbagliare. Il gol è stato siglato dal neo entrato Curti. Sbarbati, serie di finte, il cross prolunga di testa Mongello, il pallone che schizza, al tiro di Mongello, ma c'è stata una provvidenziale deviazione del Castelfidardo. Castelfidardo che ha una chance da calcio di punizione, barriera 3 per Fatone. Fatone si distende e dice di no. Curti, vediamo la pressione di due giocatori del Chiesa Nuova, sbaglia il Castelfidardo, arriva il triplice fischio del signor Pigliacampo che dichiara la fine delle ostilità. Chiesa Nuova 0, Castelfidardo 1. Fidardensi che accedono dunque alla finale del girone unico di eccellenza regionale. Alessandro, finisce qui la stagione del Chiesa Nuova che, nonostante il risultato, ha scritto una bellissima pagina della sua storia. Assolutamente, rimane un capolavoro quello scritto dai ragazzi mobili in questa stagione. Certo che in questo secondo tempo è mancato però quel gioco che ha contraddistinto l'annata del Chiesa Nuova. Onore comunque al Castelfidardo che ha confermato quest'oggi quanto di buonissimo ha fatto vedere nel corso di questo campionato, un secondo tempo in cui ha avuto la maggior parte delle occasioni e quindi direi che è anche meritato questo accesso alla finale playoff. Meritatissimi gli applausi a tutti i giocatori del Chiesa Nuova, sono veramente dei momenti toccanti perché vediamo le lacrime sui volti di tanti protagonisti di questa stagione, dei ragazzi che hanno veramente fatto sognare non una frazione, non una città, ma una regione intera, veramente un paese così piccolo che è andato a battagliare contro le più grandi corazzate del calcio del centro Italia. Questi applausi sono comunque un incoraggiamento per il futuro di questo club che si è sempre contraddistinto per la sua serietà e la sua organizzazione, e dunque un ringraziamento anche alla società sportiva Chiesa Nuova che quest'anno ha permesso a Digisport 47 di raccontare un così meraviglioso percorso. Dallo stadio comunale di Villa San Filippo è veramente tutto. Vi salutiamo nuovamente rinnovandovi l'appuntamento ai prossimi eventi sportivi. Mister Giulio Lori, il Castelfidardo fa sua la semifinale playoff, un successo di misura sul Chiesa Nuova arrivato nel secondo tempo. Dopo una prima frazione di gara equilibrata, nella ripresa abbiamo visto la qualità della vostra squadra venire fuori. Siete riusciti comunque ad esprimere il solito calcio che vi ha contraddistinto, portando a casa la piena posta in palio.
Sì, era una partita da interpretare bene, perché sapevamo che se la partita finiva in parità ci sarebbero stati ancora altri 30 minuti di gioco, perciò la squadra ha tenuto benissimo il campo. Logicamente di fronte avevamo una signora squadra, perché non la sto qui a decantare io le qualità del Chiesanova, perché ha fatto un campionato direi straordinario, e un plauso anche a loro. E nulla, poi il secondo tempo sinceramente abbiamo fatto non bene, benissimo, la squadra ha giocato bene, ha costruito, già avevamo avuto due o tre occasioni clamorose dove sinceramente Fatone ha riconfermato quello di buono fatto tutto durante l'anno, con due o tre interventi importantissimi, e poi sulla nostra ripartenza sinceramente lì ha fatto una grande cosa tra Nanapere e Curti, abbiamo chiuso la partita e poi gli ultimi 10 minuti ci siamo difesi, ma sempre con ordine, non concedendo praticamente nulla a Chiesanova, il che è molto difficile, ma i ragazzi sono stati bravissimi. Nel prossimo turno, ovvero nella finale, vi troverete contro l'Urbino, un'altra compagine importante di questa eccellenza marchigiana, una partita da preparare con attenzione, ma la vostra squadra comunque ha i mezzi tecnici per affrontarli ed ha anche i mezzi tecnici per affrontare una eventuale fase nazionale, dato che il vostro club ha già assaporato la Serie D qualche anno fa. Sì, adesso senza andare troppo oltre ci godiamo questa vittoria fino a stasera, e poi da domani logicamente testa all'Urbino, con la consapevolezza che è una signora squadra allenata da un signor allenatore, di conseguenza sarà una partita difficilissima, ci avremo dalla nostra, ecco, che la giocheremo in casa davanti al nostro pubblico, davanti ai nostri tifosi, perciò questo è importante, sarà sicuramente un'arma in più, però ecco, ripeto, queste partite sono sempre da tripla, no? Perché è una partita secca, arrivi a fine campionato anche stanco, non solamente fisicamente ma anche mentalmente, perciò dovremmo essere molto bravi anche sotto l'aspetto mentale a ricaricare bene le pile e saper approcciare bene una partita del genere, perché ripeto, l'Urbino è una signora squadra, però ecco, intanto ci godiamo questa vittoria e poi da domani testa l'Urbino. Siamo con Mister Mobili. Si chiude con una sconfitta la stagione del Chiesanova, termina in semifinale la corsa playoff, una partita interpretata molto bene nel primo tempo e ad inizio ripresa, poi dopo l'intervento di Sarti abbiamo visto il Castelfidardo prendere le redini del gioco nel secondo tempo e vedere i suoi ragazzi un po' in difficoltà. Che cosa è mancato secondo lei? Ma prima di tutti faccio i complimenti a Castelfidardo e un bocca al lupo per il prossimo spareggio. Non dico che non è mancato niente, sapevamo, siamo arrivati a questa partita un po' stanchi perché abbiamo fatto un anno in apnea, giocando sempre al limite delle nostre possibilità e anche oltre. Quella situazione che tu hai correttamente ricordato della situazione nostra qua davanti ci poteva far prendere campo, invece poi abbiamo fatto un paio di errori di posizionamento, abbiamo concesso le occasioni al Castelfidardo e quello ci ha tra virgolette imporito un pochettino e fatto abbassare molto. Poi è subentrata la stanchezza che sapevamo di avere, abbiamo cercato di cambiare la situazione con qualcuno dalla panchina, ma diciamo che siamo arrivati molto stanchi e quindi l'epilogo era quello. Però io dico che devo dire un grazie grosso a questi ragazzi al di là della partita di oggi, perché anche oggi comunque ce l'abbiamo giocata alla pari e contro una grossa squadra, e per me è stato un onore allenare questi ragazzi. Questa è stata una stagione importantissima sotto molteplici aspetti. La squadra per la prima volta nella sua storia ha raggiunto i playoff in eccellenza, e questo grazie non solo al lavoro svolto da lei ma anche da tutto lo staff e dai giocatori che si sono messi a disposizione, ma anche da un pubblico e da una società che vi hanno sostenuto dal primo giorno. Sì, sì, non è Roberto Mobili assolutamente, io non credo che un allenatore possa dare questa impronta se non ha un gruppo, io ho uno staff importante, Magnaterra, Bruni, Menghi, Corsetti, quindi uno staff che senza loro non avrei
potuto fare niente, soprattutto i ragazzi non potevano fare niente senza di loro, quindi io mi sento di ringraziarli, di ringraziare la società perché comunque non ci ha fatto mancare niente, ringraziare i tifosi, ci dispiace per l'epilogo, però credo che devono essere orgogliosi perché questi ragazzi hanno dato sempre tutto e anche oggi è stato così. Beh, penso che questa comunque sia una pagina importante non solo per lo sport marchigiano ma soprattutto per quello treiese, perché avete dato la possibilità a molte persone di assistere a partite di grandissimo livello e a creare comunque un grandissimo entusiasmo attorno ad un progetto serio che da tanti anni comunque naviga in buonissime acque e marcia a testa alta. Questo è un ringraziamento che ci tenevo a farvi anche io da cittadino di Treia, che in tanti anni comunque non avevo mai assistito a delle partite di così alto livello. Ti ringrazio per i complimenti e li giro alla squadra, sicuramente ringrazio anche voi perché avete fatto e continuate a fare un bel servizio per questo campionato. Dico che questo è il frutto del lavoro dei ragazzi che ci hanno dato tutto. Devo dire che questi ragazzi non si sono mai tirati indietro, anche quelli che giocavano poco hanno aspettato il loro momento e quindi questo per un allenatore è molto più facile. Però l'obiettivo iniziale era provare ad essere competitivi e a giocarsela con tutti. Penso che questo sia stato raggiunto perché ci abbiamo giocato con tutti, poi con alterne fortune, perché logico che il campionato è molto importante e impegnativo. Credo che la crescita di questa società c'è stata, però credo che arrivare è più facile, mantenersi è più difficile. Quindi questo è il messaggio che mi sento da dire a questi ragazzi, perché lavorare sempre così e farlo per diversi anni non è una cosa facile. Quindi spero che questo sia passato come messaggio. Ultima domanda, poi ci congediamo. Che cosa si aspetta dal futuro? Dal futuro mi aspetto che sto con la famiglia e che vado un po' al mare, perché sto a Porto Potenza, c'è il mare vicino, mi aspetto di andare al mare, il resto non presto niente.